un po' di ritmo perso forse nel primo set, poi dopo la Lube soffrendo con i denti, con le unghie, ha portato a casa questa bellissima vittoria. Sì, sì, è una vittoria di squadra, di carattere, dove non arriva la tecnica, sono arrivate tante altre cose. Però sì, devo dire che vabbè, il primo set oggettivamente Trento stava giocando veramente bene, perché batteva, difendeva, ha avuto una ricostruzione al 70%, quindi forse lì noi potevamo cercare di limitarli un po', ricevendo meglio, un po' cercando di difendere anche noi un pochino di più. Però il primo set è stato un po' condizionato, anche se da lì abbiamo incominciato a recuperare un pochino, non è stato sufficiente. Poi dopo, insomma, indubbiamente è una partita classica da playoff, con degli alti e bassi che bisogna cercare di chiaramente migliorare, evitare. Però oggi una grande vittoria di squadra, con tutti quelli che sono entrati, che hanno aiutato, con chi è rimasto fino alla fine. Alti e bassi ormai sono una caratteristica di questa Lube, ci sarebbe un po' da limarli, però no, prendiamo dei parziali. Noi guardiamo il nostro, non è che gli altri non ce li abbiano, nel senso che, però noi dobbiamo guardare il nostro. Credo che su quello abbiamo fatto dei passi in avanti, ma ancora possiamo essere, abbiamo le qualità per migliorare ancora di più. Berlandi, Simon, una partita durissima vinta dalla Lube. Oggi abbiamo iniziato la partita un po' barcollando, ma piano piano ci siamo ripresi. Penso che siamo stati un po' di tempo senza giocare, solo allenarci, e quindi abbiamo preso un po' il ritmo di gioco. Ma comunque si vede che siamo una bella squadra e che siamo un gruppo ben unito. A volte ci manca questa cosa, ma penso che tutti abbiamo la stessa testa di andare a vincere. E questo è il bello della pallavolo, che quando ci uniamo e sappiamo fare delle cose, iniziamo a fare difesa, iniziamo a murare. E tatticamente abbiamo fatto bene oggi, quindi è stata dura, perché anche loro sono bravi a giocare, quindi sarà così tutte le playoff. Quindi siamo in semifinale e questa è la partita che ci aspettavamo. Partiamo con il piede giusto in questa semifinale. Beh, potevamo partire meglio, però guarda, era importante stare sempre in campo, è importante stare sempre dentro in gioco e vincere. Noi siamo riusciti di farlo, anche se abbiamo avuto il alti e bassi, però alla fine contava la vittoria.